Possono essere molte le strade che portano ad uno stesso obiettivo e quando l'obiettivo si chiama pace assume un significato particolare l'esperienza che si è vissuta nel Mantovano con i premi Nobel Shirin Ebadi e Betty Williams. A partire dalla visita a Mauro Saviola, l'uomo che parla di pace attraverso la salvaguardia ambientale, sono stati molti gli eventi che hanno reso il 7 ottobre una giornata davvero speciale. Sì, se mi consente, di ambiente e di pace, perché le cose vanno insieme, non ci può essere pace senza ambiente e non ci può essere ambiente senza pace, per cui entrambe le cose. Oggi è una giornata molto importante e avremo la possibilità di riconoscere a queste persone che si sono adoperate per la pace e di rendere il merito che hanno. Stiamo facendo del male alla madre terra. Certo, non è come uccidere una persona è una cosa gravissima, ma uccidere madre terra è una cosa che lascia senza parole. Tutti noi dobbiamo convivere con l'ambiente. Ha una cruciale importanza rispetto per l'ambiente, perché se per l'uso sregolato delle risorse naturali un giorno queste risorse finissero, praticamente quello che accade sarà la guerra. Noi sappiamo che addirittura ci sono molte guerre in alcuni posti solo per l'acqua, solo per l'acqua razionata e per poter avere l'acqua. Oggi è una giornata in cui la pace viene accostata all'ambiente. Tu credi che la pace possa passare attraverso il rispetto dell'ambiente? Ma certamente, perché con un ambiente sano, un ambiente pulito, siamo tutti più sereni, più felici, possiamo vivere meglio. Un mondo migliore è sicuramente sia un mondo migliore avendo il rispetto per questo mondo. Ah, ma certo, perché soprattutto dal rispetto dell'ambiente che si può capire cosa si può fare per il mondo? È molto importante rispettare l'ambiente, fare cose per la natura e salvare il nostro pianeta. Cerco di andare a scuola in bici, di muovermi senza usare le macchine per evitare di inquinare il mondo con i gas.